Ciao, sono Pedro Junior e voglio raccontarvi una storia. La storia di un ragazzo che si trovava in un momento di crisi, un momento molto particolare nella sua vita. Allora lui decide di cercare aiuto e si reca da una guida spirituale, da un pastore. Arriva lì e lui dice: per favore aiutami, mi trovo in un momento molto difficile della mia vita, ho dei seri problemi economico, familiare, emozionale, non so cosa fare. Il pastore, un uomo molto saggio, guarda il ragazzo e dice: passerà, passerà. Un mese dopo ritorna il ragazzo molto contento, felice, dicendo: avevi ragione, è passato, va tutto bene, va tutto alla grande nella mia vita. Pastore guarda il ragazzo un'altra volta e dice: passerà, passerà. Che cosa ci insegna questa storia? Questa storia ci insegna che tutto nella vita è temporaneo. Non c'è nulla che dura per sempre. Per questo non umiliare nessuno perché ti trovi in una posizione elevata o perché hai raggiunto un certo successo che gli altri non hanno raggiunto, o perché hai qualcosa che gli altri non hanno, perché hai esperienza e gli altri non hanno esperienza, o perché sei nato in un posto e gli altri sono nati in un altro posto, perché hai una nazionalità diversa dagli altri. Non diminuire mai nessuno, perché ricordati, passerà, passerà. La vita è fatta di alti e bassi. Oggi sei là su, domani potrai essere là giù. La vita, la rotta gira. Allo stesso modo, se il tuo momento è difficile, se ti trovi un momento molto particolare e complicato della tua vita, ricordati, passerà. Nulla dura per sempre. Allo stesso modo, il dolore non dura per sempre. A volte sembra che noi ci troviamo in un tunnel, ma la bella notizia è che il tunnel passa. Nessun tunnel dura per sempre. Tu vedrai presto la luce. Nessuna tempesta può durare per sempre. La tempesta passa e di nuovo il sole splende. C'è una poesia nella Bibbia, un salmo che mi piace tantissimo, che dice che il pianto può durare una notte, ma la gioia verrà al mattino. Per questo, se il tuo momento è difficile, tu puoi piangere, piangi, prega, ma al mattino presto, alzati, fai un bel sorriso e vai a confrontare la vita. Lotta, perché questo tempo sicuramente passerà.